occupiamo di traslochi nazionali ed internazionali e l'azienda cerca di vedere al futuro con nuovi progetti e nuove iniziative. Gestiamo i trasferimenti di privati, grandi aziende ed enti pubblici, sia il trasloco di masserizie e quindi di abitazioni che di uffici e facchinaggio. Un'altra nostra divisione è lo storage. Presso i nostri piazzali abbiamo circa 500 container dove stocchiamo le masserizie dei nostri clienti. Effettuiamo traslochi ad ambasciate, diplomatici, dirigenti che si devono trasferire per esigenze lavorative all'estero. Allo stesso modo offriamo un servizio qualitativamente elevato, ma abbiamo anche altri settori che gestiamo. Abbiamo la gestione degli archivi, curiamo e gestiamo archivi per clienti terzi, ci occupiamo anche di sanificazioni ambientali, ci occupiamo di disinfestazioni. Il valore aggiunto, secondo me, rispetto ai servizi che offriamo al cliente sono le persone, i nostri dipendenti. Ogni squadra è composta da dipendenti esperti, specializzati, che hanno un'esperienza addirittura alcuni quarantennale. Condividiamo tutti i giorni con il nostro personale la nostra visione e la nostra missione. Noi investiamo molto sul capitale umano, quindi sia sul personale che sulle persone. Cerchiamo di formarli tutti i giorni per cercare in qualche modo di migliorarci, perché ci rendiamo conto e siamo consapevoli che la formazione è prima di tutto. Abbiamo adottato strumenti e tecnologie sempre più innovative per migliorare e velocizzare tutti i processi di archiviazione, di schedatura, di messa a sistema con l'utilizzo di un applicativo che ci permette di visualizzare lo storico di tutti i documenti, di ogni singolo documento. In questi anni abbiamo preso autorizzazioni per la categoria 9, quindi bonifiche ambientali, ci siamo autorizzati per quanto riguarda la categoria 10, per quanto riguarda le bonifiche di manufatti in cemento amianto. I valori della De Bellis sono trasparenza, lealtà e rispetto per il cliente. Investiamo tutti i giorni affinché le nuove generazioni trovino un futuro migliore che non sia solo sostenibile a livello ambientale, ma anche sociale ed economico.